Un saluto agli amici di Levante Sport TV, anche oggi siamo tornati con Tutto Seconda, ultima puntata per quanto riguarda questo campionato appunto di seconda categoria. Abbiamo finalmente la vincitrice, salirà in prima categoria il prossimo anno la Cogornese di Diego Guatelli che come promesso settimana scorsa è qui con noi. Ciao Ciao, Diego. buonasera a tutti. E insieme a lui, come potete vedere, abbiamo il bomber Fabrizio Geniale, abbiamo il preparatore dei portieri Luca Bonventi. Buonasera. Passiamo il microfono dietro, così salutiamo anche gli altri ospiti, il capitano Nicola Emina, il vicepresidente Gianni Rossini. Buonasera a tutti. Buonasera. E poi Matteo Baldassarri Buonasera. e Simone Bottara. Buonasera. Ciao a tutti. Allora, prima di andare a sentire i nostri ospiti, che oggi sono tantissimi, visto che la puntata è un po' particolare, andiamo a leggere i risultati di questa trentesima ed ultima giornata di campionato e poi vediamo la classifica finale. Allora, con l'aiuto della grafica vediamo i risultati. Cogornese Ciassetta 4-1, Real Deva Battentella 4-2, pareggiano 1-1 Leivese e San Lorenzo, un altro pareggio fra Levanto e Cornia per 2-2, Moneglia Aurora finisce 2-1, il Borgo Rotondo si impone per 3-2 sulla panchina, Rapid Nazarego batte Levi 6-1 e pareggiano 2-2 Sant'Ambrogio e Calvarese. Vediamo anche la classifica finale, con in testa appunto la Cogornese che si aggiudica il campionato a 67 punti, Calvarese 63, Real Deiva 59, San Lorenzo 58, Rapid Nazarego 56, Sant'Ambrogio 54, Moneglia 51, Levi 39 punti insieme al Levanto, Panchina 36, Ciassetta 35, Cornia 31 punti, Borgo Rotondo 30, Aurora 21, Leivese 15 e chiude l'entella con 11 punti. Lo ricordo, lo potete vedere dalla grafica, oltre alla vincitrice, appunto, abbiamo detto la Cogornese che vince il campionato, ci sono Calvarese, Real Deiva, San Lorenzo e Rapid Nazarego che salgono, appunto, si qualificano per i playoff, mentre è arrivato anche il terzo nome della retrocessa in terza categoria che si aspettava la settimana scorsa, sarà l'Aurora, appunto, a scendere insieme a Leivese ed Entella. Ora diamo spazio ai nostri ospiti, partiamo dal mister che ovviamente è uno dei protagonisti di questa festa, di questa promozione e Diego, io te lo dico, questa secondo noi è stata un po', questo è stato un campionato un po' a due, nel senso che c'eravate voi, c'era la Calvarese e poi nel momento in cui siete riusciti a superarla non c'è più stata storia, siete sempre rimasti voi in testa. E alla fine è stata un po' una fatica, la lotta è stata dura, però ce l'avete fatta e vi siete aggiudicati il campionato. Sì, bom, penso che sia stato un campionato equilibrato in realtà, nel senso che poi se guardiamo i numeri alla fine del girone d'andata c'erano almeno 6-7 squadre che erano ancora in corsa per i primi posti. Con i ragazzi dall'inizio che parlavamo dicevamo vince chi sbaglia meno, non tanto negli scontri diretti o non solo negli scontri diretti ma soprattutto con le squadre di media classifica e non è stato semplice. In effetti penso che poi il salto di qualità anche dal punto di vista della convinzione dei nostri mezzi sia stato appunto lo scontro diretto a Calvi che abbiamo vinto meritatamente e da lì in poi le cose sono rimaste difficili, però i ragazzi sono stati bravi perché poi quando si è primi ti affrontano tutti in un modo diverso, non abbiamo sentito la pressione, abbiamo avuto un paio di passaggi a vuoto che erano anche comprensibili visto che eravamo anche in corsa per la Coppa Liguria, quindi abbiamo sbagliato un pochino, quel poco che abbiamo sbagliato l'abbiamo pagato, però si è stati bravi anche a reagire subito, insomma. Ecco, tu parlavi di Coppa Liguria, al vicepresidente Gianni Rossini chiedo, insomma, una stagione ricca di partite perché siete stati impegnati su due fronti, in finale non siete riusciti a imporvi sulla squadra spezzina che comunque è stata una, cioè, comunque sappiamo che è stata una partita combattuta. Io ti dico, è stato un campionato lungo, abbiamo detto con Diego, però miglior attacco, miglior difesa, anche i numeri sono tutti dalla vostra parte. Bah, insomma, quest'anno veramente abbiamo centrato quasi tutti gli obiettivi, anche quello della Coppa Liguria ci ha lasciato un pelino di amaro in bocca perché poi la cosa si è risolta a 5 minuti dalla fine del secondo supplementare con la squadra genovese della Cella, anche lei una squadra con grandi tradizioni perché anche lei è una squadra che viene dagli anni 60, come noi, d'altronde. E è andata così,
c'è stato qualche rimpianto. Noi abbiamo anche detto come mai pensavamo che le cose potessero essere diverse, ma comunque sono andate così. Per il campionato invece, devo dire, a parte questi momenti ogni tanto di tristezza, quando il sabato aspettavamo la domenica per vedere cosa succedeva alla Calvarese, due volte, poi alla fine le cose si sono risolte e abbiamo fatto questa volatona finale che, devo dire, non dico inaspettata, perché poi alla fine non, se parti per arrivare in fondo per vincere non ce la fai mai, quindi noi abbiamo sempre detto che non cercavamo di giocare una partita dopo l'altra, i ragazzi, devo dire, ce l'hanno messa tutta. La rosa non era una rosa eccezionale da un punto di vista numerico, però hanno tenuto tutti e siamo arrivati in fondo veramente con grande gioia, grande soddisfazione di tutti. E soprattutto io direi possiamo sottolineare per la comunità di Cogorno Alto, che è sempre stata vicina a questa squadra nelle feste, nelle sagre eccetera. Adesso quest'anno nella sagra farà bella immagine la Coppa. Ecco, visto che parlavamo di rosa, la scorsa estate voi eravate fra le squadre favorite, però forse non la favorita in assoluto. Si parlava più di San Lorenzo, si parlava di Calvarese, invece voi avete smentito magari quelli che sono poi i pronostici estivi, che molto spesso vengono smentiti, e quest'anno invece finisce il campionato con il pensiero a dover preparare il prossimo in una categoria superiore. Luca, tu che sei preparatore dei portieri, però comunque vedi anche tutti gli altri ragazzi, come lo preparerete questo campionato? È sempre difficile preparare un campionato di prima categoria. Io l'ho vissuto 2 anni fa e ho potuto constatare che è molto difficile, soprattutto azzeccare i giovani che ora sono resi obbligatori per la categoria, cosa che noi l'anno scorso forse avevamo un po' sbagliato, non è bello dirlo, però comunque molto probabilmente si ci aspettava un po' di più da questi giovani, e molto probabilmente per, non so, l'inesperienza non hanno dato forse quello che molto probabilmente potevano, anche nostro, giustamente, sì. È difficile secondo me preparare questo campionato, ora non so su che girone noi andremo a giocare, se Spezia o Genova. Sì, non credo che siano ancora usciti. Sì, infatti, io penso, da quello che mi hanno detto, che la società avrebbe fatto richiesta per fare Genova, certo. Visto che Spezia è impegnativo dal punto di vista più che altro delle trasferte, parecchi giocatori, pare che se si fa Spezia difficilmente vogliono aderire al nuovo progetto, diciamo, però poi quello che ci verrà, come al solito, cercheremo di farlo nel migliore dei modi, come è sempre stato fatto. Io sono 4 anni che sono con questa società qua e credo che in questi 4 anni tutti hanno dato il 110% di quello che si può dare, e quindi sotto quel punto di vista lì sono sicuro che la società farà sempre il massimo. Bene, e prima di sentire i giocatori, che oggi sono addirittura 4 qua con noi, direi di andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato domenica pomeriggio a Cogorno, con le immagini della partita, l'intervista a fine gara e i festeggiamenti appunto nel dopo partita. Bello! Vai! Oh!
gol adesso c'è gli altri 2-0. Che non era una domanda, ma è bello! Silvia. Allora mister, finalmente è arrivata la vittoria di questo campionato, è stata una sofferenza, eh? Sì, è stato un campionato lungo, sofferto, equilibrato, insomma voglio dire, poi noi con la questione anche della Coppa abbiamo fatto un sacco di partite, siamo arrivati in fondo abbastanza stanchi, devo dire che questa settimana abbiamo lavorato bene, oggi si è visto, insomma abbiamo fatto, avuto l'approccio giusto alla partita, sapevamo che avevamo un risultato solo perché non volevamo stare ad aspettare cosa succedeva negli altri campi. E niente, abbiamo fatto una buona partita, c'è soddisfazione, soprattutto per i ragazzi, per la società, insomma, non aveva mai vinto il campionato, era salita in prima categoria sempre attraverso i playoff. C'è soddisfazione anche da parte mia, perché poi voglio dire, è il frutto di un lavoro di un anno, anzi forse anche di un anno e mezzo. E niente, siamo contenti, poi cerchi di esprimere in un modo, magari me la tengo dentro come mi tengo dentro la tensione di solito, però insomma dentro di me c'è soddisfazione. Sono contento perché siamo arrivati tutti assieme alla fine, anche quei ragazzi che hanno giocato meno, che hanno dato una grossa mano nelle ultime partite, come sapevo che sarebbe dovuto succedere perché di fatto eravamo 18 e avevamo bisogno di tutti. E niente, il frutto è stato che pure nelle assenze delle ultime partite anche chi non aveva giocato prima ha dato una bella mano. Volevo fare i complimenti agli avversari perché secondo me questo è stato un campionato livellato. E noi siamo partiti con l'handicap perché tutti ci indicavano che eravamo la squadra più forte. E io sapevo che invece eravamo una squadra con delle qualità ma anche con delle difficoltà, con dei giocatori di qualità che arrivavano da anni di inattività, quindi sapevo che ci saremmo dovuti sudare fino alla fine.
L'unico rammarico è quel gol che abbiamo preso a 2 minuti dalla fine della supplementare nella Coppa Liguria, perché penso che secondo la mia opinione meritavamo comunque di vincere anche quella, perché abbiamo fatto veramente un cammino anche in quello esaltante, incontrando delle squadre importanti. Quindi, va bene così, godiamoci questo. Quando hai capito di vincere questo campionato e quando, se è capitato, avevi paura di perderlo questo campionato? No, ho capito di vincerlo adesso, quando finisce, perché io guarda, non come dire, sai, situazioni con squadre che non hanno niente da dire, che però insomma giocano più sgombre di testa, ne ho visto di situazioni particolari. Probabilmente l'abbiamo vinto vincendola con l'Aurora, perché forse quella è stata la parte determinante, perché la squadra ha ritrovato un po' di sicurezza che avevamo perso in quella partita, secondo me sfortunata, col Moneglia. E ti dico, guarda, quest'anno è stato difficile, poi c'erano 7-8 squadre che erano attrezzatissime, ce n'erano 4-5 almeno che per i livelli soliti di seconda categoria mi sembravano buone squadre, di squadre materasso ce n'erano cosiddette materasso 2, ma ti dico, siamo stati in difficoltà anche con quella, perché abbiamo giocato con la Leivese, abbiamo faticato, quindi a mio modo di vederlo, dico da tanto tempo, è l'unico campionato che è migliorato di livello questo, quindi sono ancora più felice perché... Dico, questa squadra ha vinto contro delle squadre che chi tecnicamente preparato, chi con la mentalità giusta, abbiamo incontrato degli avversari veramente ostici, e faccio i complimenti e in bocca al lupo a quelli che vanno a giocarsi i playoff, perché comunque credo che anche lì si assisterà a delle belle partite, perché ci sono 4 squadre organizzate, io non so chi sia arrivato, ma qualunque delle 5 che va a giocarsi i playoff comunque... è una buona squadra, quindi vedremo delle belle partite, quindi auguro in bocca al lupo a tutti e sono contento di aver vinto con degli avversari di quel livello. Diego, visto che hai fatto qualche nome, citiamo quello forse più fondamentale, Geniale, oggi riesce con i 2 gol a raggiungere quota 24, quindi in testa alla classifica cannonieri insieme a Renna, e poi adesso spazio ai festeggiamenti, giustamente, però si pensa, allora, vista la tua risposta già a questa prima categoria. Ma sì, guarda, io Geniale, le risposte su Geniale le ho già date tante volte. Guarda, io preferisco sempre citare quei ragazzi che hanno poco spazio e che vengono al campo, perché sono lo spirito vero del dilettantismo. Poi è chiaro che abbiamo un gruppo di giocatori, compreso quelli che ho citato, che hanno delle qualità. Abbiamo cercato quello che è il compito dell'allenatore, cioè quello di mettere i giocatori nel contesto giusto per poter fare bene. Geniale, credo che l'abbiamo messo dopo un inizio, devo dire, non semplice di assemblamento della squadra, perché Fabrizio ha determinate caratteristiche, delle qualità importantissime. Non è stato semplice all'inizio trovare l'equilibrio giusto, secondo me l'abbiamo messo in un contesto, ed è chiaro che, insomma, voglio dire, come si fa a non dire che chi fa 24 gol non è determinante. Voglio anche citare il fatto che comunque abbiamo trovato un nostro equilibrio, perché se non sbaglio abbiamo il miglior attacco e abbiamo anche la miglior difesa. Adesso non so come siano andati i risultati oggi, ma se non è la migliore siamo lì, insomma. Quindi io in una squadra, ogni volta che alleno una squadra, la faccio cercando di trovare l'equilibrio di squadra. Poi ci sono dei giocatori che ti fanno fare la differenza, che ti in qualche modo ti trovano la giocata anche quando la squadra non si sta esprimendo bene, ma Fabrizio è uno di questi, però ce ne sono tantissimi, voglio dire, credo che insomma, abbiamo fatto credo un 69-70 gol, quindi di fatto la squadra è votata per fare un certo tipo di calcio. Credo che anche oggi, finché c'è stata partita, nel primo tempo l'abbiamo dimostrato, perché abbiamo fatto un paio di cose che credo che in queste categorie le vediamo poco. E se mi permettete, questo è un po' una soddisfazione personale, perché mi è sempre piaciuto dire che le squadre che ho allenato ho sempre provato a farle giocare, qualche volta ci si riesce, qualche volta no, però abbiamo espresso del buon calcio, e ribadisco che ho visto anche negli avversari, ci tengo a dirlo, del buon calcio, della buona organizzazione di gioco, e cosa che ad esempio 20 anni fa o 15 anni fa o 10 anni fa non si vedeva in questa categoria, mentre invece posso dire il contrario di altre categorie. Io ricordo quando andavo a vedere la serie di 20 anni fa, era un certo tipo di serie D, adesso ce n'è un'altra, tanto per citare una categoria d'eccellenza uguale. Non lo dice nessuno, io lo voglio ribadire fino alla fine, ma non perché alleno in seconda, sono andato in seconda al Borgo Rotondo con un po' di scetticismo, e devo dire che alla fine mi ha aiutato sicuramente l'esperienza nel settore giovanile, perché comunque i ragazzi che vengono e giocano per nulla, però devo dire che mi sono trovato ad avere delle difficoltà, ripadisco, per la qualità degli altri e anche per l'organizzazione degli altri, quindi sono contento di aver vinto un campionato equilibrato, e voglio rendere onore agli avversari tutti. Faccio un'ultima domanda, credo di conoscerti un po'.
Rimani o no per l'anno prossimo? Adesso mi godo questo momento, poi non lo so, dovremmo sederci al tavolo con la società, facciamo passare un po' di tempo, perché guarda, l'attenzione per chi ha passione, per chi ci tiene, non ha categoria. Quindi di fatto io mi sono impegnato tantissimo quest'anno come se fossi in eccellenza o in promozione. Ci sediamo a un tavolo se ci sono i presupposti per fare un qualcosa di non dico di importante, ma comunque di qualcosa di fatto bene, io sono disposto ad ascoltare e verifichiamo. Penso che la società abbia questa intenzione, quindi ho di fatto fiducia di trovare comunque quello che è un'intesa. La società quest'anno in qualche modo si è trovata poi a dover fare una scelta, perché probabilmente all'inizio, mentre tutti ci indicavano vincitori, noi sapevamo che venendo da una retrocessione non era tutto così scontato, quindi la società ha messo in piedi una buona squadra, un buon gruppo, una buona rosa, e poi ci siamo trovati di nuovo nella situazione di dover decidere. A mio modo di vedere, quello che ha optato per farsi risalire è stato il girone di ritorno dell'anno scorso, perché ha dato consapevolezza alla società che aveva già un gruppo comunque che può stare in prima categoria. Io l'ho ereditato in un certo tipo di situazione, e questo gruppo qua ha dei valori assoluti. Io, se mi permetti, voglio citare un paio di nomi che sono Baldassare, Pappacoda, Saddick, Ovindo, insomma hanno giocato poco, non sono mai mancati, sono sempre venuti, sono i primi tifosi, i primi arrivati al campo, quindi questo gruppo ha dei valori sia dal punto di vista tecnico che morale. Ripeto, a mio modo di vedere va integrato un paio di giocatori di categoria con i giovani, che purtroppo sono importanti, e quindi possiamo fare qualcosa di piacevole. E sarebbe ancora più bello, perché lo facciamo a budget zero, quindi ci tengo a dirlo, perché poi il dilettantismo è questo, purtroppo non per tutti, però a mio modo di vedere con questo gruppo qua, se rimangono i ragazzi, si può fare qualcosa di positivo, ovvero penso per la prima volta la Cogornese poi fa un campionato dignitoso in prima categoria. Quindi se quelli sono i presupposti, io sono lì. Poi sicuramente do precedenza a loro, anche se non nego che è arrivato già qualche telefonata, insomma no, l'ascolto, ma mi sembra giusto, come dire, dare precedenza a chi mi ha dato la possibilità di rientrare ad allenare, quindi sono contento di stare con loro. Adesso ci siederemo, ma adesso godiamoci la serata, perché penso che sia ancora lunga. Bene, abbiamo visto il servizio, e nel servizio abbiamo visto, Fabrizio, i tuoi due gol, con cui ti parti a 24, capocannoniere di seconda categoria, lo ricordiamo, insieme a Renna della Rapid. Quest'anno una stagione in cui ti sei tolto le soddisfazioni, visto che la scorsa era stata piuttosto sfortunata. Esatto, sì. Un po' sfortunata l'anno scorso, sono arrivata a Cogorno e le prime due giornate, tra l'altro, ero squalificato dall'anno precedente, non sono riuscito a giocare, e poi subito dopo c'è stato l'infortunio al crociato che mi ha tenuto fuori praticamente tutta la stagione. Quest'anno mi sono rifatto un po' dell'anno scorso, è stata un'annata, penso, sotto il profilo calcistico ma anche di squadra, penso, fantastica. Ci siamo divertiti molto sia fuori che dentro il campo, e io ho segnato e sono contento. È stata una bella rivelazione anche tutta la società e tutto quello che gira intorno alla società cogornese. Bene, visto che abbiamo parlato di marcatori, andiamo a leggere la classifica, anche questa definitiva appunto, dei marcatori di seconda categoria, con in testa Geniale della Cogornese e Renna della Rapid a 24 reti, Esposito della Calvarese a 22, Spanò del San Lorenzo e Picciau della Cogornese a quota 15, Stornello del Sant'Ambrogio e Lorenzini della Rapid a 13 reti, Monselato del Levanto a quota 12, a 11 Bandini del Borgo Rotondo, Pelizza della Ciassetta e Cataldi del Moneglia, e chiudono con 10 gol Robbiano della Cogornese, Ferreccio e Sansone del Cornia, Arcoraci e Bertanelli del Moneglia, Carbone del Real Deva e Siddi del Levi. Ci sono, ora lo chiedo agli altri tre giocatori perché voglio un po' l'opinione di tutti, ci sono tre marcatori che abbiamo visto appunto dalla grafica
la rimandiamo così lo vedete anche a casa. Renna, Esposito e Spanò che insieme a Picciau, vabbè, che lo nominiamo solo perché poi ne parliamo dopo visto che è appunto un vostro compagno, che hanno seguito durante tutto il campionato questa possibile vittoria appunto della classifica Cannonieri. Quindi è stato un campionato ricco di gol per questi tre giocatori che vi ho nominato. Non li ho nominati a caso visto che appartengono a tre squadre che disputeranno, come abbiamo visto all'inizio puntata, i playoff. Quindi, visto che voi avete incontrato questi giocatori e magari li conoscete, volevo un po' sapere cosa ne pensate anche in chiave playoff, quanto potranno essere risolutivi. Vado io. Vai. Allora, dopo Genio, che indubbiamente secondo me è il più forte, sia no, perché marcarlo anche in allenamento è veramente dura. E anche Dino è spigolosissimo da marcare in allenamento. Secondo me i due più forti i playoff non li fanno, che sono Arcoraci e Bertanelli. Sono i due più veramente difficili da marcare. Scusa se ti interrompo, probabilmente se avessero iniziato il campionato col Moneglia invece di arrivare a dicembre nel mercato riparatore, forse a quest'ora arrivato. Non sarebbero nella posizione di classifica dove li troviamo. Però ce ne sono anche altri, c'è appunto questo Renna che è abbastanza, cioè un bel giocatore, poi Lorenzini, Spanò, che poi è stato fermato da vicenda al di fuori del calcio, vabbè. Però comunque sono tutti giocatori molto, molto difficili per la categoria. Secondo me, avendola fatta anche in passato, la seconda categoria come attaccanti quest'anno era particolarmente dura da... E questo è ancora forse un merito di più a nostro favore, perché aver fatto la prima difesa con tutti queste rose di attaccanti va a nostro merito anche questo. Certo. Quindi, comunque secondo me il parco attaccanti migliore ce l'avevamo noi. Infatti della Bocornese ce ne sono tre in classifica. C'è anche Giovanni, non dimenticare, esatto. Che uno che vabbè ogni tanto sbarrella un po', però... Che ha voluto sottolineare Giovanni, già che l'abbiamo nominato, i suoi gol, anche perché sosteneva di averne fatti di più, poi però ci siamo informati, avevamo ragione noi, e quindi si ferma a 10 reti e mi sono sentita dare anche ragione di persona, perciò va bene così. Tutti grandi gol, cioè sono momenti difficili, ad Eva ne ha fatti due, a Chiavari con, non mi ricordo con chi era, con la Leivesa ha fatto un gol incredibile, cioè comunque, ma no, è stato proprio un anno che tutti hanno dato quel... qualcosa che mi viene in mente anche il gol di Andrea, che ora vabbè se mi sente mi lincia, era 10 anni che non faceva gol, però ha fatto gol del campionato, l'ha fatto lui, cioè è stato un anno proprio così, cioè è andata bene e siamo contenti, dai, tutto benissimo. Io mi aspettavo un gol di Matteo l'ultima giornata, ma no, io lo volevo perché volevo la dedica, visto che eravamo presenti in tribuna, però insomma l'apporto che hai dato entrando è stato fondamentale. Senza di te non si vinceva contro la Cassetta. Penso di sì, sicuramente. Anche perché sono entrato in un momento in cui la partita era ancora in equilibrio. E... Sì, infatti, abbiamo visto le immagini. Volevo sottolinearlo. No, tu cosa pensi di questi, più che altro di queste quattro squadre? Dai, lanciamoci un po'. Oggi non faccio pronostici. Guarda, io ti do un'opinione. Prima di tutto ti do un'opinione sulla nostra annata. Che io sono stato, è il quinto anno che sono nella Cogornese, ci sono stati tramezzati diciamo questi cinque anni in cui ho cambiato società e poi sono ritornato, e penso che insomma la Cogornese è sempre stata caratterizzata da una forza di gruppo assolutamente incredibile, cioè un'unione che va dal campo, fuori dal campo, veramente, cioè ci si sente tra di noi quotidianamente in ogni ambito della nostra vita quotidiana, cioè, però devo dire che questo gruppo qui insomma si è affiatato molto in fretta, anche gente che è arrivata giusto quest'anno si è subito integrata anche grazie all'aiuto e comunque al carattere di tra virgolette senatori che ci sono sempre stati, poi la dirigenza, in particolare il nostro direttore sportivo Sergio Sanguinetti, che comunque riesce sempre a metterci a nostro agio con la sua simpatia eccetera, e niente, è stato veramente un anno importante, sono contento perché comunque tutti ci siamo sentiti importanti per la squadra, e vorrei ricordare uno su tutti, oltre a quelli che ci hanno
per vari motivi dovuto lasciare nel mercato di gennaio, tra cui Ciccio Bacigalupo, Gabriel Vindo, che è molto legato a questo gruppo, piuttosto che Michele Gandolfo. Io veramente devo fare un nome su tutti, che è quello di Andrea Papacoda, che è il capitano, diciamo, veterano della nostra squadra, che è veramente un grande. Sono 17 anni che è in questa società e con i suoi consigli, piuttosto che con l'apporto diretto sul campo, ci ha sempre aiutati tutti. Per quanto riguarda invece i playoff, ricollegandomi al discorso dell'attaccante che mi facevi prima, personalmente, in quello che ho visto io, che ho avuto la possibilità di vedere e nel momento in cui l'abbiamo anche affrontati, mi ha impressionato particolarmente Renna, perché comunque è anche Lorenzini. Noi purtroppo a Santa Margherita abbiamo perso, il merito più grosso è stato quello di Renna, e sinceramente Renna è riuscito a liberarsi di due marcatori come Castelvecchio e Fausi, che sono due pali portanti della nostra difesa, quindi per quanto mi riguarda è stato il più decisivo. Bene, quindi tu dici Renna fra i migliori, insomma, Renna che poi fra i migliori, è anche quello che dice la classifica, visto che è riuscito ad arrivare in cima a pari con Fabrizio, quindi migliore insieme a lui di questa seconda categoria. Sì. Simone, voglio sentire anche la tua. Io penso che la squadra che potrà dire di più nei playoff, più che come singolo attaccante ma come squadra totale, sia il San Lorenzo. Io quando l'ho visto sul campo l'ho sempre visto bene, una squadra molto tecnica, mi è piaciuta molto. Quindi più che dire Spannoi, io dico San Lorenzo come squadra generale. Stupisce un po' che San Lorenzo abbia pareggiato in quest'ultima giornata contro la Leivese, che insomma squadra già retrocessa, ha pochissimi risultati anche nelle ultime giornate, pareggiando tra l'altro perde il terzo posto, perché l'abbiamo visto dalla classifica, viene scavalcato dal Real Deva, che invece anch'esso giocando con una retrocessa si porta via i tre punti vincendo proprio 4-2. Ora serve una domanda per la dirigenza, quindi lascio spazio al vicepresidente e lascio spazio a Luca, poi voglio la risposta di Diego. L'abbiamo già visto nell'intervista a fine partita. Joel ha chiesto al mister se per l'anno prossimo sarebbe rimasto, insomma, la domanda che tutti ci si aspettava che venisse fatta. Ora, io lo chiedo a voi che siete la società. Sono passati 3 giorni da domenica, magari è un po' presto per dirlo, non so se vi siete già seduti a un tavolo a parlare, però siamo curiosi di sapere da voi e da Diego se ci sono novità o se dobbiamo ancora aspettare. Ma io a nome potrei dare una risposta personale, intanto sono segretario e non voglio portare via il posto al vicepresidente, e quindi comunque anche io sono all'interno di questa società, una di elementi pensanti ed elementi che operano. Comunque io personalmente il mio allenatore è Diego. Bene. Quindi non avrei dubbi, ecco. Poi non sa mai come vanno a finire le cose, certe volte vengono fuori dei problemi che potrebbero anche essere, diciamo, al di fuori dello sport, certe volte sono dei problemi familiari, sono dei problemi, qualunque tipo di altre istituzioni possono uscire, e però al momento attuale non vedo, personalmente io non avrei dubbi, ecco. Luca, vogliamo sapere anche cosa pensi tu. Domanda difficilissima. Difficilissima, è per la dirigenza questa. No, io diciamo queste situazioni qua penso che le valuteranno Diego, il presidente e il direttore sportivo. Io posso fare solo una, diciamo, spezzare su una lancia, possiamo dire così. Per Diego, che era una persona che non conoscevo e che non voglio fare quello che sinceramente non è che mi fosse anche tanto simpatico, no? Ecco, no, ma io sono gli altarini. Io sono molto schietto e invece mi sono dovuto ricredere da un anno e mezzo a questa parte, perché vivendo il campo con lui, l'allenamento, lo spogliatoio con lui, ho conosciuto una persona serissima, una persona che sa di calcio, ma che sa veramente di calcio e che riesce da
dal minimo a tirare fuori il massimo da ogni giocatore, perché lui comunque parla con tutti, li prende uno a uno, e quindi per me è stata una sorpresa sotto quel punto di vista lì. Poi ovvio, le persone bisogna sempre conoscerle, certo. Io infatti volevo puntualizzare questa cosa perché sono una persona molto schietta, e per me è una persona che fuori dubbio, anche per la categoria in cui andiamo ad affrontare, esatto. Uno lo, che ha, lo ha dimostrato l'anno scorso quando è arrivato a campionato in corso, che la squadra ha cambiato passo. Poi ovvio siamo retrocessi, e su mia colpa. Poi decideranno loro, si metteranno a tavolino, certo. Diego, non la scampi, voglio sapere anche da te. Ma guarda, mi faccio una premessa, che è stata l'esperienza dal punto di vista umano più bella di quelle che ho fatto. L'anno scorso mi sono messo in gioco in una situazione di classifica, come dire, deficitaria, sapendo che saremmo andati ad affrontare un giro di ritorno che poteva avere dei risvolti anche peggiori di come in realtà è andato. Quindi sono contentissimo dell'esperienza che ho fatto dal punto di vista umano, perché ho conosciuto persone che non conoscevo, sia i ragazzi che la dirigenza, mi sono trovato benissimo. Poi gli accordi si fanno almeno sulla base dei programmi, penso che tra di noi i problemi non ce ne siano, ci siederemo a un tavolo. Io guarda, sono riuscito a metabolizzare il fatto che abbiamo vinto da poco, nel senso che non sono uno che riesce a tirare fuori subito la gioia come magari riescono a fare altri. Di fatto questo lato mio, no, che poi a volte mi fa sembrare antipatico, a volte non faccio neanche niente per essere simpatico, come diceva Luca, agli avversari, è un lato che magari se una persona non mi conosce giustamente può avere un'opinione diversa, quindi mi tengo dentro molto tutto, come dicevo anche nell'intervista dopo partita. Di fatto riesco adesso a metabolizzare, quindi mi prendo ancora sicuramente qualche giorno, come penso che se lo prenderà la società. Poi quando sono arrivato ci siamo messi a un tavolo, penso che in due minuti abbiamo definito tutto, quindi non credo che ci saranno problemi neanche questa volta. E niente, colgo l'occasione, visto che hai parlato di Luca Bonventi e ci siamo conosciuti bene, io ho avuto due collaboratori che mi hanno dato una grossa mano, che sono lui e Sanguinetti Stefano, i quali va un ringraziamento enorme, nel senso che poi i lavori si fanno insieme, come dire, le situazioni si gestiscono assieme. C'è un gruppo di ragazzi, ha ragione Balda quando dice che è meraviglioso, però è anche un gruppo di ragazzi che dove c'erano una parte che giocava spesso, una parte che non giocava mai, e io sapevo per esperienze precedenti che chi aveva poco spazio poi poteva diventare determinante nei momenti topici del campionato. Ho avuto da questo punto di vista qui una soddisfazione enorme, perché quando abbiamo avuto bisogno tutti si sono fatti trovare pronti, e questo credo che sia merito sia dello staff tecnico nostro, soprattutto della società, che ha sempre cercato di, come dire, di fare in modo che i ragazzi siano bene insieme in campo e fuori, qualche volta fuori campo anche troppo. Anche troppo. Abbiamo visto i festeggiamenti domenica. E quindi niente, dico, sono assolutamente soddisfatto dell'esperienza dal punto di vista umano. Non è il primo campionato che vinco, è il terzo. Fatto in altri ambiti, io ho cercato di calarmi non qui solo, ma anche a Varese, in una categoria dove le situazioni sono completamente diverse dalle altre, ma devo dire che dal punto di vista umano c'è molto più relazione, molto più rapporto in queste categorie, sia con i ragazzi che con la dirigenza, rispetto alla categoria sopra, dove poi non ti dico ci sia una forma di professionismo, ma insomma ci sono dei giocatori che magari si spacciano per tali. Certo. E quindi sono riusciti poi a farmi ritornare la voglia, prima Varese, poi la conferma qui, che avevo perso per esperienze precedenti fatte con persone che non voglio neanche nominare. Bene, allora quindi le lasciamo stare. La lasciamo così, e penso che non c'erano problemi, ci si siede a un tavolo e si valuta. So. Poi a proposito dei tuoi ringraziamenti, mi hai anticipato a fine puntata, chiederò, così ve li preparate già, chiederò a tutti, visto che è una domanda di rito in queste occasioni, a chi la dedicate questa vittoria, insomma, pensateci un attimo. Intanto io apro una parentesi perché, come abbiamo già detto, ci sono quattro squadre che questi playoff, questo
questo ingresso in prima categoria se lo devono ancora giocare, queste quattro squadre appunto le abbiamo nominate. Vediamo dalla grafica invece gli abbinamenti per quanto riguarda appunto le prossime due giornate che si disputeranno il turno di andata domenica 20 maggio e il ritorno mercoledì 23. E appunto le partite vedranno incontrarsi Rapid Nozzarego Calvarese e San Lorenzo Real Deiva. Io è tutto il campionato che a fine puntata, anche se non siamo ancora alla fine, obbligo i miei ospiti a fare i pronostici. Non sarà così per queste due partite, lasciamo perdere i risultati, però una domanda ve la devo fare e la faccio esclusivamente a voi giocatori. Voglio sapere, secco, chi secondo voi arriva a fine di questi playoff, se li aggiudica e sale con voi in prima categoria? Io, come ho preannunciato prima, dico San Lorenzo. San Lorenzo, ok. Guarda, io sono molto indeciso, però ti dico Rapid. Rapid Nozzarego. Ti dico Rapid. Nicola. Io devo rispondere proprio, porta sì, una sfiga, sì, sì, sta tanto... cosa secondo me è clamorosa. Non so, Calvarese. Ok, allora vediamo se l'ultima che manca è quella che sceglie Fabrizio oppure no. Io dico San Lorenzo anch'io. Ok. Comunque durante il campionato sono quelli che giocano più a calcio, che fanno girare il pallone, secondo me possono far bene. Quindi San Lorenzo prende addirittura due pronostici su quattro. Nessuno di voi ha nominato il Real Deiva, che era quello che volevo nominare io, giusto perché forse a fine campionato è il caso di fare un po' i complimenti a questa squadra che neopromossa in seconda categoria si qualifica subito al primo anno per i playoff e non solo si qualifica, ma si qualifica come terza in classifica. Quindi insomma la squadra di Piccardo ha dimostrato, ne parlavamo ancora la settimana scorsa, una continuità per tutto questo campionato, sempre in questa zona alta, si porta via anche la qualificazione ai playoff. Adesso chiaramente incontrando San Lorenzo non avrà vita facile, poi so che parecchi sono stati gli squalificati, gli ammoniti con squalifica e l'espulsione di Arcari appunto a Chiavari domenica, perciò forse la partita di andata sarà più difficile. In ogni caso c'è il ritorno a Deiva che dopo esserci stata tra l'altro per seguire il Super Derby, insomma, confermo come ho detto per tutto l'anno, non è un campo per niente facile, anzi potrebbe addirittura essere il loro punto di forza, visto che rientreranno questi giocatori che loro perdono per la prossima partita. Vabbè, già che ci siamo, allora chiediamo un'opinione anche ai dirigenti, anche al mister, che di queste categorie ne sa, di sfide importanti è un esperto, quindi datemi la vostra opinione anche voi su chi può arrivare in fondo a questi playoff da vincitore. Luca, partiamo da te. Sì, io sono d'accordo con te. Ecco. Io punto su Real Deiva perché secondo me hanno la giusta cattiveria e agonistica e comunque hanno anche, secondo me, 4-5 giocatori veramente validi. Sì. Io direi loro. Bene, allora qualcuno che mi appoggia l'ho trovato, perché di solito io sono sempre un disastro. Vedremo se stavolta vinceremo noi. Gianni. Io per dovere dico una squadra di Santa Margherita, ma Rapido, San Lorenzo, io sono di Santa Margherita. E quindi. E tra l'altro nella Rapid, se e non c'ho sbaglio, anche un pezzo di cuore da quella parte lì, che quest'anno mi ha trapito, ma insomma... Mi ricordavo bene, allora, sì, mi ricordavo bene. Diego, tu, da te voglio il commento da esperto, ma no, guarda, di queste sfide, dai. Ti faccio un commento velocissimo, che è quello che dipende da Calvarese, come reagisce al fatto di essere arrivata in fondo, lottando per il primo posto, non avendolo ottenuto. Quindi questa era una situazione a cui avevo pensato, perché avremmo potuto dover affrontare la stessa situazione mentale anche noi. Dal punto di vista tecnico le due squadre di Santa Margherita mi sembrano le più attrezzate. Onestamente per me San Lorenzo, la squadra che dopo di noi giocava il miglior calcio, quindi una squadra organizzata, dipende come arriva anche lei come organico, perché poi quando si arriva in fondo le energie sono al lumicino. Fare un pronostico è difficile. Real Deiva, giustamente per questioni caratteriali per il campo, è una squadra insidiosa. Io ti dico, mi astengo da fare un pronostico e invece faccio i complimenti, come ho già detto domenica, a tutte le squadre che ci sono giunte dietro, compreso Sant'Ambrogio, perché secondo me
ognuna con la propria caratteristica, hanno fatto un ottimo campionato. Va bene, solo perché hai vinto il campionato ti concedo di non rispondere. No, ma perché sono anche legato con l'allenatore del San Lorenzo, pertanto mi viene da dire San Lorenzo, non so quanto per razionalità o quanto per affetto, quindi vorrei dire San Lorenzo, però mi rendo conto che specialmente la partita con Real Deva è una partita difficilissima, quindi dipende come si dice l'andata, sicuramente hanno perso una bella occasione, un bel vantaggio nel fatto di non far terzi ma bensì far quarti. Insomma. Infatti io quando ho visto i risultati sono rimasta molto stupita, perché insomma si poteva pensare, visti così, che forse avessero tenuto fuori i migliori in preparazione dei playoff, però poi in realtà c'era da proteggere la posizione in classifica, cosa che appunto non è avvenuta, e quindi insomma staremo a vedere se poi questa posizione influirà o meno, perché con i risultati si potrebbe anche andare avanti tranquilli senza pensare alla classifica. Adesso è arrivato il momento che vi annunciavo, voglio da tutti voi una dedica, insomma dei ringraziamenti particolari, se ci deve essere qualcuno per forza a cui volete dedicare questa vittoria, quindi sentiamo, dai, partiamo dal capitano. Ma io, vabbè, innanzitutto a noi, perché ce lo siamo meritati, perché comunque tra lavoro, cioè comunque lavoriamo tutti, ci siamo impegnati veramente tanto, eravamo pochi, abbiamo stretti i denti anche nei momenti che giocavamo, io personalmente l'ultimo momento ho giocato zoppo praticamente quattro partite, non ce la facevo neanche a stare in piedi, e quindi ce lo siamo meritato alla fine noi. E poi, come diceva, non mi ricordo più se lo diceva Gianni, lo diceva Bonve, a loro, a Sergio, a Ste, a Sanguinetti, a tutti quelli di Cogorno, perché veramente, cioè io sono quattro anni che sono qua, ma una cosa simile, cioè venivo da una realtà molto simile che era quella dei Sestieri, che comunque è una realtà di amici così, ma una cosa così coinvolgente come qua, cioè è proprio incredibile, vai lassù, ti fanno sentire a casa, dal primo momento che sono qua che proprio mi sono sentito proprio come essere a casa veramente, quindi io personalmente lo dedico a loro, anche poi magari un pizzico di più a tutti quelli che c'erano l'anno scorso, perché l'anno scorso è stato un anno veramente difficile. È stato un anno veramente pesante, un anno veramente difficile, quindi boh, magari ce lo siamo meritati anche per quello, non lo so. Bene, Gianni. Guarda, io faccio una cosa abbastanza difficile, abbastanza strana, io lo dedico alla mia famiglia, perché la mia famiglia è sempre stata molto vicina alla Cogornese per vari motivi. Quest'anno non giocano, e anche l'anno scorso non giocano più, uno ormai è fuori dall'Italia e quindi sicuramente non potrebbe dare nessun contributo, l'altro per vari motivi ha preso una strada diversa, però mi è sempre stata vicino e mi ha sempre aiutato. Io vengo sempre volentieri da Santa Margherita a Cogorno, specialmente poi la comunità di Cogorno Alta. E poi volevo dire anche, se mi permette un attimo, a questo gruppo eccezionale, perché io credo che la forza di questa vittoria sia soprattutto nei valori del gruppo, che ha sopperito anche a delle possibili lacune sia organizzative sia tecniche sia direi di tutto, qualunque tipo di cosa che poteva esserci per strada. Il gruppo è riuscito a fare quadrato e a raggiungere questo risultato. Bene, Matteo. Guarda, io ti do una risposta molto simile a quella di Nicola, nel senso che secondo me ce lo siamo meritato veramente, perché comunque è da settembre che tra virgolette ci facciamo un bel mazzo, però ti dico anche che è un piacere quello di andare al campo, di trovare questi dirigenti che ti aspettano, che magari si sacrificano per prepararti tutto, per poterti allenare. E quindi niente, sono contento, perché comunque sia chi ha giocato meno, chi ha giocato di più, siamo stati veramente un gruppo stupendo, ci siamo aiutati tutti, chi lo ha fatto giocando, chi lo ha fatto fuori dal campo, chi chiamava il proprio compagno dalla panchina, chi lo faceva dalla tribuna. Sono contento che Diego tra virgolette abbia tra virgolette creato un gruppo che comunque ha capito che chiunque aveva un ruolo importante per poter arrivare alla fine di tutto questo. Ora ce lo godiamo, e in particolare ti vorrei fare i nomi di Bruno Berisso, di Dino Dalpaos, di
di Sandro Chiappe, di Chiappe il Grande, di Berto, perché questi magari sono dirigenti che la gente conosce meno. Poi c'è Luca Pinasco, il figlio del presidente Tony Pinasco, e magari queste persone mi sembra giusto ricordarle, perché comunque sono persone che ci sono sempre, e quindi insomma penso che sia giusto dedicarlo a loro, perché loro vivono veramente come noi, per le, non so se per la prima, sarà la seconda volta che vivono una promozione così, così emozionante. Bene. Simone? Doveroso fare, dedicare questa vittoria del campionato alla dirigenza, come hanno fatto, come hanno detto i miei compagni. Voglio fare un ringraziamento speciale a Diego, che mi ha dato tanto da profilo calcistico, a Sergio, a Luca, a Rosso, al presidente. E poi in mezzo alla dedica ci mettono anche Marte, che tra l'altro è uno dei miei migliori amici fuori dal campo, che nonostante abbia giocato meno è sempre stato presente al campo tutti gli allenamenti, fuori che 4 credo dall'inizio della preparazione, e come altri compagni che hanno giocato meno sono sempre stati presenti, quindi la dedico a loro. Bene, Luca? Luca, io ci sarebbero tante idee da fare, poi sono cose che mi vengono difficili perché sono abbastanza emotivo per questi affetti che in questi anni questi ragazzi mi hanno dato, nel senso, io gli voglio un bene dell'anima a tutti, come credo loro lo vogliono a me, infatti mi chiamano zio, quindi è tutto detto. E io lo dedico sia a loro, perché so quello che hanno fatto, quello che hanno dato, quello che hanno sofferto, soprattutto dopo la perdita della Coppa, sia a livello emotivo, penso che per tutti sia stato un colpo duro. Infatti le abbiamo passato un momento non proprio, insomma, esibrillante sul campo. E poi a tutta la società, che io da quando sono arrivato con loro mi hanno trattato, diciamo, proprio uno, diciamo, che non può chiedere di più di quello che ti possono dare loro. E poi niente, bisogna ringraziare anche lo sponsor, il signor Mario Boscassi della Ford, per tutto quello che fa per la società, che ci veste dalla testa ai piedi. Certo. E quindi la dedichiamo anche a lui. Bene, Fabrizio? Io mi unisco ai miei compagni, non ci penso che dedicare questo campionato alla dirigenza è d'obbligo, perché io non ho mai visto la società con tanti dirigenti presenti al campo anche durante la settimana. E poi sicuramente a tutti i miei compagni che mi hanno aiutato comunque a raggiungere la vetta della classifica cannonieri, perché mi aiutano in campo e perché comunque mi hanno dato in campo tantissimo anche fuori dal campo. Mi è andata, come dicevo prima, fantastica, che mi sento dedicare a loro e a mia moglie, che ogni tanto mi ha sopportato quando andavo fuori con loro alla sera a festeggiare le nostre vittorie. Bene, Diego. A me viene semplice, nel senso che lo dedico a tutti quelli che mi hanno sopportato. E qui ci metto tutti, insomma, nessuno escluso. I ragazzi specialmente mi hanno sopportato in campo, fuori dal campo, con telefonate. Quindi lo dedico a tutti loro e la dirigenza, mi unisco nel dedicare alla dirigenza. Credo che aver vinto un campionato diretto, credo che sia la prima volta per la Cogornese. Averli riportati nella categoria dove li ho trovati è stata per me una soddisfazione enorme. Approfitto per dire una cosa ai ragazzi, perché questi ragazzi che si sono impegnati tantissimo, come dicevano loro, appunto mi hanno supportato tantissimo, hanno ancora un bel margine di crescita, soprattutto dal punto di vista dell'applicazione mentale per affrontare una categoria diversa. Con me o senza di me, se questo gruppo qui integrato con giovani giusti, è un gruppo che ha un valore per togliersi delle soddisfazioni anche prima categoria. Bene. E credo che lo abbiano dimostrato l'anno scorso, io qualcosina di mio, come diceva Luca, ho cercato di metterci, però hanno dimostrato loro di meritare una posizione diversa già l'anno scorso nel giro di ritorno. Ho fatto due conti, nel giro di ritorno avevamo fatto sesti o settimi, quindi loro si devono ricordare di questo, hanno questi valori. E approfitto ancora un attimo per ricordare quei ragazzi, sono stati ricordati prima,
che sono andati via a dicembre per motivi personali o per scelte, per poter giocare di più, eccetera, eccetera, perché comunque a tutti gli effetti li considero come vincitori del campionato anche loro per l'apporto che hanno dato sino a quel momento. Bene, allora insomma i ringraziamenti sono stati fatti, io adesso ringrazio voi invece che siete venuti qua oggi, avete accettato il mio invito, ci siamo stretti un po', però ci siamo stati tutti, quindi questa puntata di chiusura del campionato io vi ringrazio per aver partecipato, insomma. Non vi dico niente perché ormai il campionato l'avete vinto, ricordo invece ai telespettatori che Tutto Seconda non finisce qui ma seguirà i playoff, quindi ci rivediamo la settimana prossima, non mercoledì visto che si giocherà, ma faremo una puntata venerdì con ospite Joel Capello e Marco Pagliettini, insomma faremo un po' un riepilogo di questo campionato, vedremo già i risultati, sapremo già quale sarà la finale appunto che metterà in palio questo secondo posto per la promozione, quindi vi aspetto la settimana prossima, ringrazio ancora la Cogornese. Grazie a te. Grazie. E con voi l'appuntamento è la settimana prossima.